E anche per noi ovviamente è una giornata segnata al dolore, alla tristezza. Non potevamo fare altro che dedicare questa edizione del Gifoni Film Festival alla Francia, ai ragazzi di Francia, alle ragazze e ai ragazzi di Nizza. È diventata l'edizione della solidarietà ancora di più. Ma vede, paradossalmente, nel momento in cui abbiamo consegnato quei fiori con i colori nazionali della Francia alle bambine francesi qui presenti, abbiamo riconfermato che i contenuti del Gifoni Film Festival sono il modo più forte e vero per contrastare la barbarie del terrorismo. Puntano a diffondere violenza e paura nel nostro modo di vivere, puntano a creare barriere, divisioni, odio fra i popoli. Il Gifoni Film Festival è l'evento che accomuna i popoli, che porta qui bambine e bambini da 100 paesi del mondo, che dimostra come l'incontro, il dialogo possano essere occasione di crescita umana, di crescita culturale. La risposta del Gifoni, dell'Italia, dell'Europa è questa: l'apertura al dialogo, la tenacia nel mantenere aperti i canali della comprensione e della solidarietà fra i popoli. Poi ovviamente occorrerà su altri piani una risposta anche militare dura ed efficace. Ma uno degli obiettivi di fondo del terrorismo è cambiare il nostro modo di vivere e soprattutto alimentare in Occidente le divisioni e le tensioni razziali e interreligiose. Noi affermiamo ancora una volta, da qui da Gifoni alla Campania, la linea della solidarietà.